Eccolo, eccolo! Lo vedo, lo vedo, lo vedo! Non lo vedo più. Stiamo per andare nel cameringo, guardate come ci siamo vestite. Sappiate che noi abbiamo seguito uno dei vostri consigli che avete scritto nei commenti. L'uomo ragno? Ma hanno ucciso l'uomo ragno, ragazze? Chi sia stato non si sa. Scusami, ma non dovevamo vestirci da alieni noi questa sera? Sespo, cosa hai capito? Avevamo deciso a tema tottotena. Io non ho trovato il vestito da sei un mito, quindi avevamo cambiato, no? Ragazzi, stavo dormendo io. È iniziata la puntata, andiamo. Ma D'Argen, che occhiali c'ha oggi? Abbiamo fatto casino come al solito. Guarda. Dai, guarda X Factor, dai. Strano vedere tre persone in giuria. Vero. Virgi, non sei un po' preoccupata per gli Astromare? C'è mamma Ambra per loro. Ma secondo me arriva qualcun altro? Sì. No, no. Chi? Io. Vado in giuria. Vai. Così. Vai. Raga, non ci vedo niente. Raga, sapete che io ho sognato il solito Dandy? Sì, che ci facevi? Che incubo. Come bacia? No, non lo so questo. Oh, secondo voi oggi viene eliminato? Quante persone vengono eliminate? Una, due? Una sola. Si scoprono i sette semifinalisti e lì è quando ascoltiamo gli inediti. No, no, no. Noi gli inediti li ascoltiamo prima, giusto? Previously on Cameringo. Io devo venire qui settimana prossima con tutti gli inediti degli artisti. Sì, è impossibile. Ma se una persona nel giro mi darà una mano, ho la stazione in pugno. Ma Sofia, il solito Dandy cantava Anna Ox anche nel tuo sogno. Tizio. No, però devo dire che mi è piaciuta l'esibizione. Sta diventando sempre più cool. Oh, raga, raga, la busta, avevo detto che arrivava. È arrivata la busta. C'è posta per te. C'è posta per me. Oh. Non importa che tu sia un leone o una iena, l'importante è che cominci a correre. Oddio. Seguimi, vai. Io lo seguo, però. No, seguimi. No, no, io lo seguo. Dai, ma dai, vai. Le... Corri. C'è settembre, ragazzi. Ciao, ciao. Eccolo. Lo vedo, lo vedo, lo vedo. Non la vedo più. Non c'è più, non è andato. E lei, signor Sespo? Io non so chi sia Sespo. Che pensa si sente? Un leone o una iena? Io sono Spider-Man. Scusa, posso farti una domanda? Ma per caso hai visto uno con una X dietro di X Factor con una maglia? Eccolo, eccolo, lo vedi? Lo vedi? Io l'ho visto! No. Come no? Come no, raga? Era qua, te lo giuro, era qua. Era qua dentro, è entrato qua dentro. Io mi sento un leone. E te chi sei? Io sono Dora, l'esploratrice! Dite mappa! Mappa! Oh. Mappa! Scusa, ma è appena entrato un tizio qui o mi sbaglio? L'ho visto, io l'ho visto. È entrato qualcuno qui, giuro. No, giuro. Ecco, c'è una busta. Ha lasciato la busta. Forse è dedicata a settembre. Settembre tutto l'anno, avete visto? Ce l'aveva anche sulla felpa. Ok, in realtà è un tablet. Ora lo porto in cameringo e vediamo cosa c'è qui dentro. Ma non sei più vestita da Dora? E tu non sei più vestito da uomo ragno? Qua nel cameringo il potere è cambio outfit senza che gli altri se ne accorgono. Oppure, ragnatele. Se qualcuno dovesse lamentarsi di qualcuno che sta rubando gli inediti, non è colpa mia. Anche se sei tu che hai lanciato la mission a Martina, eh? Lanci il tasto di Daniela! Eccola! Che è successo? Look what I got! Tablet che contiene... Un video? Sì? Inediti. No, sei seria? Magari che stai... Cos'è? Presa in giro, Marti! Ti hanno trollatissima proprio! Non hai superato la mission, te lo dico, eh? Te lo giuro che se settimana prossima c'è un inedito così, come quello che ho appena sentito, infatti, faccio quello che chi vuoi. Chi dice che questo non può essere un inedito? Ain't no sunshine when she's gone. Sespo. Dimmi. E non dimenticare che sono una semplice ragazza che si trova davanti a un ragazzo e sta chiedendo di amarla. Non è vero! Ma tu sai che film era? Come no? È Notting Hill, ma da dove esci? Sempre bravi gli stunt, però un po' mi mancano i skittins a me. Io ho preparato una sorpresa per voi, guardate qua. Ciao ragazzi! Come mi avete penzolato, io vi lascio e a quanto pare usciremo io e Sesto. Ci vediamo ai nostri concerti, ragazzi. Siete sempre benvenute. A presto. Grazie! Raga, però uno poteva non frenzonarlo. Alex, io accetto l'invito quando vuoi, ci sentiamo su Instagram. Apro la busta. Dopo i Queen, i Genesis e i Beach Boys, con i V è greve, eh. Hai qualcosa da dire? Sì, quello che ho appena detto. Ci fermerà la musica.
Virgi, per tutta questa enfasi, queste urla, questi balli, questi salti, te non dovresti stare qui nel cameringo. Te dovresti andare in teatro. Palco. Non è una cattiva idea, Virgi. Perché settimana prossima non te ne vai nel pubblico tra i fan club? Decide la community da chi andrai. Vi prego, il fan club degli Astromare, dai! Raga, raga, zitti che ora inizia la manche pezzali. Canteranno tutti i pezzi di Max e sono troppo emozionata! Tutto ad un tratto la porta fa spam! Nessun rimpianto! Capita che... Max, te sei bravo, noi un po' meno. Scusate un attimo, ma voi cosa conoscete degli anni 90? Tu? Io tutto, io ho vissuto due millenni. Parlando degli anni 90, io dopo l'Hellbox ho preparato un'altra box per voi, tutto a tema anni 90. No, figo! Un riciclo! Che mai! Una macchinetta fotografica. Dentro un show! Bellissimo. Matteo Alieno. Mamma mia! Tutti ce l'aspettavamo. Colpa nostra, perché abbiamo messo le parrucche e gliel'abbiamo tirata. Angelica. Al ballottaggio, Angelica! È brava, ma a volte becca un po' di energia. C'è la canzone di Max. Sì. Un discorso di 7 minuti e poi arriva Marte e fa... Sì! Elimino Matteo Alieno. Bravo Matteo! Pensate a settimana prossima. Io settimana prossima è patria. Tre! Sai che fa? Io mi metto a piangere. Allora raga, anche questo live è finito, finale shock. Abbastanza. Giovedì prossimo ci sarà la semi. Lo sapete qual è la cosa più bella di questo episodio? Sì. Che Marti ha perso la challenge. No, ma raga, Marti ha perso la settimana challenge. Settimana prossima ci saranno 3 eliminati. Quindi stay tuned. Ciao raga.